Ok, ciao a tutti, anche oggi la macchina fotografica in mano e mi pesa un cippo, infatti si muoverà tutta. Siamo qui per fare il piercing trago a casa, esatto, lo faccio io, sì, un tempo già ce l'avevo, solo che poi l'ho tolto, non mi ricordo perché, e mi si è chiuso il buco, perciò oggi andremo a farlo tutti quanti insieme. Cercherò una postazione più che migliore per voi, ma non vi garantisco nulla, perciò andiamo avanti, vi faccio vedere prima la strumentazione. Qua ci sono le pinze che utilizzerò. Questo è l'ago che utilizzerò, un ago canula verde da 1,2 di spessore. Qua c'è un po' di vaselina che utilizzerò da mettere sulla canula per far facilitare e far scivolare meglio l'ago. Qui c'è il piercing e qua c'è l'inchiostro che utilizzerò con gli stuzzicadenti per segnare meglio il punto. Qua ci sono le forbicine per tagliare la canula e qua ci sono le pinze per tenere meglio la canula e infilare il piercing meglio, poi per tenerlo e avvitare meglio la pallina. Andiamo avanti. Ok, così in teoria dovreste vedermi dallo specchio. Non ne sono sicuro, ma in teoria è così e spero di sì. Quindi, innanzitutto, adesso mi andrò a fare il codino per legarmi meglio i capelli. Spero che questo video venga bene perché veramente non voglio buttare un video dove faccio un piercing. Sarebbe un peccato. E soprattutto non fate caso a questa cipolla qui in testa, ma mi serve per non farmi andare da nessuna parte i capelli. Iniziamo disinfettando bene la parte con due dischetti di cotton fioc e del bialcol. Sto mettendo del bialcol lì sul piercing per disinfettarlo un po' così. E puliamo bene tutto l'orecchio. Poi con un altro dischetto invece andiamo ad asciugare. Allora ve lo dico, è la prima volta che lo faccio con l'ago canula e che appunto me lo faccio da solo perché l'ultima volta che l'avevo fatto, ultima e prima volta, l'avevo fatto con la pistola. E boom, solo che ho perso. Perciò rifacciamolo. Metto un stuzzicadenti qui dentro l'inchiostro in modo che assorba bene e riesco a segnare bene bene il punto. Aspetto un attimino, poi andremo a segnare questo benedetto punto. Nel mentre sento se la pinza va bene così o la devo un po' stringere di più o stringere di meno. No, direi che va bene così. E boom. Proviamo a segnare il punto. Adesso punto così, è un po' difficile segnare un punto. Ok, forse ci siamo, raga. Mi sono sporcato. Ok, sì, ci siamo. Quindi mi asciugo bene le mani, mi metto i guanti. Mettiamo un goccettino, la vasellina.
hai pensato bene. Ok, ho fatto. Adesso andiamo a tagliare la canula in una piccola parte. Qui devo solo fare piano perché se mi scivola, che mi esce la canula e non mi entra il piercing, mi incazzo. Ragazzi, questa parte è un po' critica. Ok, è andato. Ho fatto un po' lo scatto perché stavo tirando, raga, però ce l'ho fatta. Ah, ecco, raga, qui ho il bialcol. E metto un poco dentro così adesso pulisco un attimo prima di togliere la canula. Lo asciugo anche dall'altra parte. Ok, ecco qua tolta. Adesso mettiamo la pallina. Ok, con le mani un po' imbalzate di quella cremina, quindi mi scivola la pallina. Ok, adesso dovrebbe essere a posto. Adesso andiamo a disinfettare bene 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 la parte. Wow, raga, fantastico! Ecco qua. Ora mi lavo le mani e torno subito con voi. Ed eccomi qua, guardate il mio favoloso piercing. Ok, dovrebbe essere messo a fuoco, quindi è venuto così. Ok, quindi l'opzione è terminata. Io ho ancora questa cipolla in testa, però niente. Vi ricordo di mettere un bel mi piace, commentare qua sotto su quale magari è il vostro piercing preferito, quanti ne avete, quali avete, se qualcuno vi ha fatto infezione o quello che volete, di ovviamente iscrivervi al canale per vederci nel prossimo video ovviamente, se no dovete vedermi al prossimo video. E niente, ciao!